Davanti! E abbiamo sterminato la famiglia. Come sono felice, sapessi. I carabinieri di Casal di Principe hanno fermato Carmine Schiavone, soprannominato Carminotto Staffone, ritenuto il reggente del clan dei Casalesi. Carmine Schiavone, figlio di Francesco Schiavone, soprannominato Sandokan, arrestato nel 98, è accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Schiavone, 28 anni, quarto e ultimo figlio del boss, è stato bloccato dopo un inseguimento per le strade del centro di Aversa, grosso paese del Casertano. Il figlio di Sandokan era stato individuato dai carabinieri in un locale notturno della città normanna, ma accortosi della presenza dei militari si è allontanato da una porta secondaria. A quel punto è iniziato l'inseguimento che è durato circa mezz'ora. Quando Schiavone è stato fermato non era armato. Poche le parole rivolte ai militari che lo hanno arrestato. Siete stati bravi, ha detto. Con Carmine Schiavone vi erano altre tre persone, due personaggi già noti alle forze dell'ordine e il titolare del locale notturno di Aversa. Gli investigatori non escludono che all'interno del night nel quale si stava intrattenendo Schiavone si stesse svolgendo un summit di camorra. Carminotto Staffone è incensurato, mentre gli altri figli di Francesco, l'ex primo la rossa della camorra arrestato nel 2008, Emanuele, Nicola e Ivano, sono già finiti in carcere in passato. Il servizio è molto molto importante, abbiamo tratto in arresto Carmine Schiavone, considerato l'attuale reggente del clan dei Casalesi. Carmine Schiavone è il figlio di Francesco Schiavone, alias Sandokan, tratto in arresto negli anni 90. È un messaggio importante che deve servire per i commercianti e gli imprenditori del posto. È un momento storico importante in cui le vittime di estorsione e di altri episodi legati alla criminalità organizzata devono recarsi presso gli uffici delle forze di polizia e dell'arma dei carabinieri per denunciare. Avanti. Piano. Avanti. Piano, piano. Avanti. Fermate. Avanti. Fermatevi. Come sono felice, Savessa.